mercato quando i problemi sono troppo gravi. C'è un interesse pubblico a salvare quella banca, bail-in o non bail-in, burden sharing o non burden sharing. Si vada in Europa e si dica che noi non permettiamo che il nostro sistema di credito venga messo a rischio da regole assurde europee, anche perché lei mi deve spiegare una cosa, Ministro. Si ammette che si può derogare sia il bail-in che il burden sharing, ma deve decidere la Commissione europea. Perché debba prendere una decisione politica la Commissione europea e non il Parlamento nazionale, questo ce lo deve spiegare. Perché un'organizzazione non democratica deve essere responsabile anziché il Parlamento di questo Paese. Grazie. La ringrazio. Adesso do la parola al deputato Paolo Tancredi. Prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Signor Ministro, noi di Area Popolare concordiamo con gran parte del contenuto dell'informativa del Governo, ma anche col percorso che il Governo sta seguendo in questo difficile momento contingente per la situazione bancaria che influisce anche sul sistema economico in generale, dell'Europa e dell'Italia in particolare. In questi 5 minuti io però vorrei mettere in evidenza alcuni punti che per noi di AP hanno un'importanza particolare e anche mettere in evidenza alcune differenziazioni sul nostro pensiero rispetto al percorso che pur condividiamo del Governo. L'esito degli stress test, lei l'ha detto molto bene, dimostra che la struttura del sistema bancario italiano è solida e forte. I fondamentali requisiti patrimoniali delle grandi banche italiane sono i migliori a livello europeo. Questo conferma EBA e credo che l'autorevolezza di EBA non possa essere messa in discussione. Naturalmente fa eccezione il Monte dei Paschi di Siena, che però anche il Monte dei Paschi di Siena e la sua situazione particolare ha avuto un via libera da parte dell'autorità bancaria europea sul progetto di salvataggio che dovrebbe avvenire nell'ambito delle attuali regole europee sulla risoluzione e salvataggio degli istituti bancari, così come disegnato da lei anche nell'informativa di quest'oggi. Noi, ci mancherebbe altro, siamo favorevolissimi a un salvataggio, una risoluzione all'interno delle regole e che privilegi la soluzione di mercato. Però, Ministro, rispetto a questo pensiamo che si debba fare di più, immaginando anche un intervento del pubblico, anche solo con una garanzia. È chiaro che questo tranquillizzerebbe anche i mercati, che oggi sono un fattore, l'instabilità delle borse è un fattore anche per la solidità delle banche, e renderebbe più sicuro l'esito positivo del percorso anche immaginato dal Governo. È utile ricordare solo brevemente come il percorso di consolidamento dei requisiti patrimoniali delle banche europee alla luce della crisi e delle regole stringenti imposte a Bruxelles, e su questo poi dirò qualcosa, ha visto le banche italiane ricapitalizzarsi dal 2007 ad oggi, sono cifre che è bene ripetere, di un importo pari circa 60 miliardi di euro. Bene, questo sforzo è stato fatto dal sistema bancario italiano senza nessun aiuto da parte dello Stato e di fondi pubblici, mentre contemporaneamente, lo sappiamo tutti, negli altri grandi paesi europei lo Stato entrava, ed oggi è presente, in maniera pesante nel capitale di rischio degli istituti. Lo sappiamo quali sono le obiezioni: non abbiamo spazi di debito come Stato per poter utilizzare appunto la leva del debito per la ricapitalizzazione delle banche, però noi crediamo che questa disparità sia troppo grande nei termini in cui si è definita. La nostra opinione quindi è che si debba prendere comunque in considerazione seriamente la copertura dello Stato sulla soluzione immaginate attraverso il mercato, soluzione che ci vede, ben inteso, pienamente d'accordo, ma nella situazione contingente in cui ci troviamo non si può escludere, non ci dobbiamo scandalizzare rispetto a un intervento pubblico, perché oggi il problema principale è la fiducia e la credibilità del sistema bancario, come dimostrano le fibrillazioni in atto sui mercati e sulle borse. Altro argomento, Ministro, anche lei lo ha accennato, è il sistema di garanzia dei depositi. Su questo non possiamo più transigere. Il Governo italiano sta facendo molto, è stata anche isolata la posizione della Germania. Ma noi siamo partiti tutti molto convintamente con l'implementazione dell'unione bancaria, abbiamo portato avanti il sistema di vigilanza unico, abbiamo portato avanti il sistema di risoluzione unico. Tutto questo ha creato delle rigidità che, se oggi noi non andiamo a sfogare anche in un sistema unico di garanzie dei depositi a livello europeo,
penso che sia una delle cause delle incertezze e delle fibrillazioni che in questo momento abbiamo. L'esitazione della Germania, credo che il nostro lavoro di negoziato, il suo lavoro di negoziato, stia avendo buoni esiti da questo punto di vista in Europa. Io credo che dobbiamo stressare ancora di più le istituzioni europee sull'implementazione del sistema di garanzia dei depositi. E anche qui voglio sfondare un tabù. Non è detto che poi ci si debba accontentare, al di là dei dettagli del sistema di garanzia dei depositi, dei 100.000 euro di tetto per la garanzia sui conti correnti, perché insomma l'obiettivo potrebbe essere anche quello di andare oltre questo tetto gestione del periodo temporaneo di implementazione. Io credo che questo, che da oggi fissato in tutta Europa 100.000 euro il limite dei depositi tutelati, possa essere anche questo, l'aprire a una maggiore tutela, possa essere anche questo un elemento di rassicurazione, di fiducia sul sistema economico rispetto alle banche. In ogni caso l'entrata in vigore appunto del sistema di garanzia dei depositi completerebbe l'unione bancaria. È un impegno che portiamo a termine, che credo possa essere un segnale forte. Le opposizioni tedesche non possono essere prese in considerazione in questa fase. Non può essere che loro pensino che quando siamo arrivati a vigilanza unica e risoluzione unica allora andiamo sul sistema di garanzia dei depositi. Questo penalizzerebbe troppo. Ma comunque, come ho detto, la posizione tedesca in questo momento è abbastanza isolata e questo lo dobbiamo anche al buon negoziato. L'ultima cosa, infine, Presidente, che devo dire è la questione delle responsabilità. Non è la prima volta che noi enfatizziamo questo punto, siamo qui in questa sede a ripeterlo. Vorremmo ribadire anche qui che il problema dell'accertamento delle responsabilità non può non essere al centro anche dell'azione politica e parlamentare. Sì, commissione d'inchiesta, conosciamo le perplessità che ha il sistema bancario, ma io credo che sarebbe peggio non andare avanti su questa iniziativa. Concluda, deputato, è già fuori il suo tempo. Concluda. Non sarà possibile recuperare credibilità e fiducia se cittadini, famiglie e imprese non avranno la certezza che i comportamenti scorretti e illegittimi, come lei ha detto, degli amministratori che hanno messo a rischio i loro risparmi non vengano sanzionati e puniti pesantemente. Grazie. Grazie. Bene, adesso do la parola al deputato Giancarlo Giorgetti. Prego. Grazie Presidente. Premetto subito che non sono d'accordo col collega Villarosa. Il problema qui non è il ministro Padoan. Il problema è il Presidente del Consiglio Renzi. Il problema è quello di un Presidente del Consiglio che fa della politica dell'annuncio la sua ragion d'essere, annunci senza politica. E con riferimento a queste vicende bancarie, purtroppo sul governo grava un vizio di origine che si chiama Etruria e parti correlate. Io penso che in tutta questa vicenda c'è una riserva quasi mentale che ha condizionato tutta l'azione del governo e ha impedito di prendere le decisioni che dovevano essere prese nei tempi in cui dovevano essere prese. Detto questo, io dico che le banche italiane pagano non tanto per essere banche, ma soprattutto per essere banche italiane.